continuare attraverso l'attività politica, organizzativa, a difendere l'ideale della resistenza, a denunciare di fronte all'opinione pubblica gli scandali, la corruzione, quanto sta avvenendo nel nostro paese. Giovanni Pesce, per non dimenticare, è il titolo del libro presentato a Nova Milanese dai suoi autori, Fabrizio Cracolici e Laura Tussi, per rinnovare la memoria sui partigiani e sulla resistenza, che nonostante i tentativi di riscrittura della storia da parte di certa politica, resta viva nella popolazione italiana non come guerra civile, bensì come guerra di liberazione dal fascismo e dai suoi responsabili, dinastia Savoia inclusa. Recentemente, in questo archivio storico di Nova Milanese, l'amministrazione comunale con l'AMPI di Nova Milanese hanno reperito all'interno di questo archivio una video intervista inedita al comandante partigiano Giovanni Pesce risalente al lontano 1983. È stato possibile con l'amministrazione, l'AMPI locale e varie associazioni di impegno civile, di impegno culturale, è stato possibile proprio realizzare questo, cioè restaurare diciamo proprio questo filmato, anche tramite la casa editrice Mimesis che ha dato il suo contributo. Quindi Giovanni Pesce, questa è stata una grande operazione culturale per un'intervista inedita a un uomo coraggioso. Perché oggi è ancora importante ricordare la resistenza? Quello che i nostri partigiani ci hanno donato, cioè la Costituzione italiana, con le sofferenze, con la lotta e con la resistenza e con il sacrificio di chi si è opposto a una dittatura, alle barbarie e all'oppressione, oggi è importante più che mai, perché il valore della memoria storica è fondamento del nostro vivere, fondamento della nostra identità, e quindi ricordare per proiettare sul futuro e sulle nuove generazioni esperienze di persone che veramente il giorno dopo aver deposto le armi si sono occupati della comune umanità, si sono occupati di pace, di non violenza. Quando facevo un'azione, il giorno dopo leggevo il comunicato che in seguito alla mia azione sarebbero stati fucilati decine di partigiani che erano in carcere, ossia gli ostaggi. È chiaro che in me subentrava una sofferenza tremenda. Non era facile superare quelle sofferenze. In queste righe c'è un passaggio di grande attenzione, di umanità, di testimonianza di sofferenza. C'è la piena consapevolezza del travaglio interiore a passaggi e a scelte complicate che venivano fatte. Chi era Giovanni Pesce? Innanzitutto Giovanni Pesce era mio padre. A 18 anni decide di partire per la Spagna nelle brigate internazionali. Tornato a Milano viene pizzicato dalla polizia fascista, mandato a Ventotene, dove lui uscirà nell'agosto del 44. E Ventotene per lui è stata la sua università politica, perché mio padre non ha mai studiato. In quell'occasione dove ha avuto modo di conoscere Curiel, Terracini, la Camilla Ravera e tantissimi intellettuali antifascisti che erano deportati, quindi poi con l'8 settembre, rientrato dal confine, andò a combattere nei GAP a Torino. Lui era ormai conosciuto, ricercato, e quindi il Partito Comunista gli chiese di andare a Milano, dove combatté anche a Milano nei GAP con azioni veramente impossibili. La libertà adesso ce l'abbiamo perché queste persone hanno combattuto per noi. Quindi la nuova generazione dovrebbe essere quelli che devono prendere il cosiddetto testimoni, dico sempre la staffetta. Vogliamo dare un contributo appunto alla memoria e non a far disperdere quello che è stato conquistato in tanti anni di lotta nella resistenza, prima quindi con i 3 anni dell'epopea della resistenza, ma poi dopo, perché noi stiamo vedendo che nei diritti del lavoro e nei diritti anche delle persone si stanno perdendo tantissime conquiste, cioè per quello che riguarda appunto la conquista del lavoro, dei diritti del lavoro, ma anche nella società civile.
Quindi è importante che i comuni, in questo caso le amministrazioni comunali, ma poi tutti quelli che fanno parte della società, prendano in mano questo testimone. Nel 2003 io andai in libreria, mi ricordo, Feltrinelli, Piazza Piemonte, e sul banco delle novità c'era qualcosa di strano. C'era un libro che non riuscivo bene a capire perché conoscevo molto bene l'autore, con cui siamo stati amici anche per molti anni, eravamo amici, e il libro si chiamava Il sangue dei vinti. In realtà Il sangue dei vinti era soltanto l'apoteosi di un progetto, diciamo, più generale di evoluzione di revisionismo, di panata verso il rovescismo, in cui una storia con la S maiuscola, che è la storia, che è fatta di dati, luoghi, no? Anche se vogliamo anche di interpretazione, però soprattutto di cose oggettive, veniva travisata, e quindi ad una narrazione fatta di storia con la S maiuscola gli veniva imposta una nuova narrazione, quindi una nuova verità. Quando quelle persone come me e come pochissime altre hanno capito e compreso qual era il livello della sfida, abbiamo iniziato un nuovo percorso. Abbiamo detto: ok, adesso bisogna andare in giro per l'Italia, utilizzare tutti gli strumenti che sono gli strumenti della televisione, della radio, del giornalismo, della scrittura, della letteratura e del teatro e del cinema. Riuscire cioè a mettere insieme tutto questo e opporre ad un progetto chiaro, culturale, di destra, reazionario, una nostra concezione di un ritorno della narrazione, della storia così com'è. Nonostante tutto sono molto fiduciosa, proprio perché io sono convinta che i nostri padri saranno loro a darci anche il suggerimento giusto in questo momento così travagliato e complicato della storia. E sono anche convinta che l'Italia, pur trovandosi in un momento davvero confuso e difficile, saprà trovare la bussola. Grazie a uomini come suo padre, l'Italia ha riscattato un po' della sua dignità in una guerra sbagliata fatta con i nazisti contro tutto il mondo, e si è scritta una Costituzione che l'attuale governo sta modificando in 47 articoli. Che cosa ne pensa di questo? Beh, è chiaro che penso che sia una cosa vergognosa che questo governo, oltretutto non eletto, distrugga ancora di più una Costituzione che purtroppo non è mai stata applicata fino in fondo. Non so in che modo si potrà combattere questa cosa. Io fondamentalmente penso che manchi un partito comunista.